Benvenuti al Pungolo Talk. La crisi del commercio pone le basi già prima della pandemia, con la pandemia si è acuita. Ne parliamo oggi con il presidente della Confcommercio di Bagheria, Italo Fragale, che ringrazio per aver accettato il mio invito. Grazie a te per l'invito, figurati. Allora, Italo, questa crisi, come abbiamo detto, pone le sue basi già prima della pandemia, adesso si è acuita ulteriormente. Cosa registrate voi nel commercio qui a Bagheria? Intanto, se mi consente e mi permette, vorrei fare un giusto ricordo per alcuni amici che recentemente ci hanno lasciato e che hanno rappresentato per Bagheria un momento importante. Mi riferisco alla pediatra, mamma di Laura Maggiore, nonché moglie di Nino, dell'amico Nino Maggiore, di Paola Aiello, che recentemente ci ha lasciato, con cui ho avuto modo e la possibilità e il piacere, devo dire, di collaborare quando ero consigliere comunale e lui era il responsabile del settore attività produttive. Una persona che ricordo molto volentieri perché è una persona mite, tranquilla, serena, ma soprattutto un grande professionista. E poi a quegli amici che sono morti per Covid, ai noi, che cominciare dalla Sor Rosa, Provenzano, per poi a Cuffaro, che è stato anche presidente della circoscrizione di Aspra, Mimmo La Corte, un ragazzo che aveva la passione della politica, per cui dobbiamo ricordarlo con piacere, perché lo ricordo sempre con quell'espressione sorridente, e gli facevo delle battutine anche graziose dicendo: ma che c'è ridere, sei un politico, nel senso. Ma lo sono stato pure io, per cui era per sdrammatizzare il momento, eccetera eccetera. E in ultimo Onofrio Testa, mi sembrava giusto ricordarlo, Pino, per il semplice motivo che questo Covid purtroppo non gli dà la possibilità nemmeno ai parenti di fare un giusto funerale. Se ne vanno così, come se nessuno li conoscesse, come se nessuno li pensasse, nessuno. E non guarda in faccia nessuno, appunto. Per cui mi sembrava giusto ricordarli, e colgo l'occasione per fare le mie condoglianze e un attestato di stima a tutti i parenti di questa persona che ho appena nominato. Ritorniamo di nuovo, quindi. Scusami se sono andato fuori tema, ma mi sembrava anche carino e doveroso. Allora, ritorniamo al nostro discorso, il discorso del commercio a Bagheria, che appunto soffre di questa crisi. Sì, allora, che cosa? Quali sono le motivazioni? Hai detto bene, il periodo di crisi non viene ora con il Covid, si accentua con il Covid, si acuisce con il Covid, però parliamo di un momento che già da 3-4 anni ci opprime con una tassazione particolare, con aumenti incondizionati, ma non è colpa dei vari comuni, per il semplice motivo che i comuni non possono avere più la possibilità di accredito da parte del governo regionale o nazionale, e quindi ci ritroviamo ad avere raddoppiato tutto quello che era un sistema di tassazione che giustamente non ci consente di poter lavorare per come si deve, per il semplice motivo che la concorrenza è spietata da parte di Palermo e dei centri commerciali che ci sono, per cui non ti puoi permettere il lusso di dire faccio da me, faccio tutto quello che voglio e faccio tutto io. Un po' per questo, un po' per il lavoro precario della gente e quindi mancanza di soldi che circolano, dico, ci siamo ritrovati in una situazione. Però, scusami Italo, a proposito, prego, dei soldi, se circolano o meno, c'è anche un'indagine a livello nazionale dell'Istat che dice che invece quest'anno c'è stata una raccolta maggiore di risparmio, quindi c'è la paura da parte delle persone a investire, i soldi ci sono, solo che non li investono, non li mettono in circolo. Ancora peggio, quelle poche persone, perché non sono tutte, lo sappiamo, perché c'è una disoccupazione incredibile, per cui non penso che anche quelli che sono disoccupati possano accantonare dei fondi, e con maggior ragione se quelli che ce li hanno non li spendono, guarda che problema che ci può essere. Il problema si acuisce, come dicevi tu e come ribadisco, si acuisce nel momento in cui il Covid è entrato a far parte purtroppo della nostra vita oggi come oggi, e da marzo non ci lascia un attimo di tregua. Entrare nei particolari mi sembra anche poco opportuno, ma lo dobbiamo fare per il semplice motivo che stiamo qui purtroppo a doverci lamentare, ma lamentarci di qualche cosa che ci è caduta e ci è piovuta addosso, ma che il governo non ha saputo regolare e regolamentare. Si parla dei decreti ristori, si parla di tutto quello che vuoi, ma non c'è stato il benché minimo aiuto anche rispetto a coloro che noi cerchiamo di garantire ancora come impiego. Noi siamo anche attività piccole che garantiscono quei 3-4
posti di lavoro per ogni attività, per poi passare a quelli che ne fanno 10, 15 e compagnia bella, dico, che ancora crediamo di doverli riprendere, anzi speriamo di doverli riprendere perché speriamo in una ripresa. Però, andando nel piccolo, andando anzi nel locale, una delle motivazioni può essere anche quella che ci sono degli affitti onerosi. Per quanto riguarda per esempio i corsi principali si parla di affitti di oltre 1000 euro. Cioè i proprietari non abbassano questi prezzi e questo è anche un altro problema che, come dire, fa chiudere molti esercizi commerciali. Volevo fare questa puntata, grazie che me ne fai anche come domanda, volevo fare questa puntata in occasione del primo ristoro, e ti parlo di marzo-aprile, per andare a far capire l'entità del ristoro, l'entità dell'aiuto, chiamiamolo così, eccetera, eccetera, rispetto a quello che sono veramente le spese. Se ti ricordi 600 euro a marzo, 600 euro a aprile per le attività, piccole, medie o grandi che siano. E in relazione al budget che hanno loro messo in atto nel marzo del 2019. Bravo, no, aprile 20. Dico, considera appunto, come dicevi tu, ed era la puntata che volevo fare, che un affitto minimo a bagheria nel corso, anche il più piccolo locale, ti costa da 1000 euro in su. Cosa hanno dato a questi commercianti come aiuto? Non parliamo di quelli che ne pagano 3-4 mila di affitto, dipende dalla grandezza del punto vendita. Quindi il problema già c'era perché ci sono degli affitti enormi, anche prima del Covid. Il problema si accentua nel momento in cui non lavori, non fai nulla e devi pagare queste cifre così onerose. Che dire, c'è una confusione rispetto a quello che sono i decreti di ristoro che mi fa pensare che effettivamente nessuno ha il termometro della situazione vero, ma nessuno, che non l'abbiamo noi ci può anche stare, ma che non l'abbiano i nostri governatori diventa un problema serio veramente, pensare che qualcuno di questi possa salvarci dai nostri problemi, possa salvare le nostre attività, perché si fa molta confusione fra quello che sono il mancato guadagno per quello che è il mancato incasso, che è una sottigliezza ma che c'è una differenza terrificante, per il semplice motivo che il mancato guadagno presuppone un incasso e c'è il mancato guadagno. Il mancato incasso non ti consente, non ti permette nemmeno di pagare le utenze più piccole, più spicce, l'affitto, la luce, l'acqua, il gas, l'Enel e compagnia bella. È un cane che si morde la coda. Ora col Covid appunto Natale i commercianti insomma sperano di incassare e quindi di guadagnare, ma questo però va contro il discorso dell'assembramento, il discorso degli orari eccetera. Come pensate di risolvere questa ulteriore problematica? No, pensare di risolvere, purtroppo dobbiamo sottostare a quello che ci dettano, sbagliato, come dicevi tu, sicuramente per il semplice motivo che tu ci apri ci devi consentire di lavorare, non ci puoi fare aprire liberamente, non puoi liberare i confini anche dei comuni per poi non farli entrare nelle tue attività o pensare che io possa risolvere il problema del distanziamento, chiunque viene nei nostri punti vendita capisce che tu devi avere un impiegato che dice fai un po' di attenzione, spostati un poco, mettete la mascherina bene e compagnia bella, ma non si può fare questa attenzione per tutti. Cioè il controllo deve essere un autocontrollo. Deve essere un autocontrollo prima di essere all'avventore a capire che effettivamente il problema c'è, è serio ed è prima di tutto della tua salute, che poi riguarda anche la salute degli altri, e poi deve essere anche nostro a fare ricordare chiaramente di lavarsi le mani, di mettersi la mascherina bene e di avere il distanziamento giusto che ci impongono e che ci dettano, ma solo questo può essere, noi non possiamo fare altro. Possiamo fare degli sconti particolari, bene, ma facendo degli sconti particolari devi pensare che deve venire tanta gente, facendo dei prezzi che siano, ecco, il Black Friday è stato un momento voglio dire anche carino, ma c'era la preoccupazione chiaramente che ci fosse un assemblamento, per esempio non c'è stato perché purtroppo c'è stata tutta questa confusione che speravamo ci fosse, però la paura c'era. Una soluzione potrebbe essere quello degli acquisti online, anche i negozi piccoli si stanno attrezzando in tal senso, ma ci sono però forse dei limiti, ci sono delle remore, le grandi reti commerciali insomma vi sovrastano.
ci abbiamo provato tutti, e ci abbiamo provato, e sarebbe un sistema importante per poter scavalcare il vero grande problema, però la concorrenza è troppa. Loro non temono trasporto, loro non temono prezzi, loro non temono acquisti e non, quindi non temono vendite, per cui c'è una sperequazione incredibile. E allora, se tu indovini il prodotto, se tu indovini l'articolo, con molta probabilità hai anche la possibilità di avere anche quei numeri graziosi che ci possono essere. Ma se non trovi il prodotto, se non trovi diciamo che non si può concorrere contro Amazon. Ma nella maniera più assoluta, contro Amazon, contro eBay, non ti ci puoi mettere, perché c'è un abisso. Ripeto, anche allo stesso prezzo c'è un abisso come trasporto, perché loro hanno i loro mezzi di trasporto, per cui possono scavalcare questo tipo. Sì, abbiamo. E noi invece no, noi dobbiamo stare attenti a quello che è il costo che dobbiamo pagare di eBay, di Amazon e quindi dei trasporti. Perché invece, per quanto riguarda questa ulteriore possibilità che dà il governo della lotteria tramite lo scontrino eccetera, qualcuno dei commercianti ha detto è un ulteriore modo per controllare i nostri incassi. Tu come la vedi sta cosa? Ma lasciamo perdere questo, io che mi controllano gli incassi sono anche felice, perché ripeto, almeno io spero che siano anche gli amici miei, ma so che così non ho problemi di controllo di incasso. Altri amici miei non hanno problemi di controllo di incasso. Il problema è il non capire a che cosa stiamo giocando. Voglio dire, un avventore che ti compra, ti entra 10 volte perché vuole fatto 10 scontrini. Dico, ma di che cosa stiamo parlando? 10 scontrini di 1 euro, 2 euro, quando noi paghiamo. Io a volte faccio anche la battuta, dico alle ragazze di fare la battuta, no, 50 centesimi non le pago, te lo regalo, non ti preoccupare, te ne puoi andare tranquillamente. Dice no, mi deve fare lo scontrino, te lo regalo, non ti faccio lo scontrino. Dico, questo per dirti quanto assurda è sta cosa qua, e quanto assurdo è il governo che non capisce in che cosa ci sta mettendo e in che situazione ci sta ponendo rispetto ai nostri clienti, che dovremmo coccolare, che dovremmo anche curare, ma così è impossibile veramente, perché noi abbiamo per ogni operazione paghiamo il telefono, quindi la telefonata che parte di là, e paghiamo una percentuale alta di, quindi se lo scontrino è 10, 20, 30, 40 mi sta bene, perché non tocchiamo soldi e per noi è una cosa importante, e copriamo anche le spese. Ma con lo scontrino 1 euro, 2 euro, 3 euro il commerciante è in perdita. Quindi dico, tutto sto, basterebbe inventarsi qualche cosa per lo scontrino, non per il pagamento con la carta di credito. Torniamo al discorso locale, la stima è di 900 esercizi commerciali su bagheria, molti hanno chiuso e adesso tu mi dirai quanti e in che periodo, e in ogni caso, come dire, cosa si può fare per aiutare questi commercianti? Allora, il quanti non te lo dico, consentimi, per il semplice motivo che irrito la suscettibilità di qualcuno, di qualche politico, e quindi non voglio entrare nella polemica dei numeri, anche perché a qualcuno conviene dire che sono 10, a qualcuno conviene dire che sono 100. Io dico che possono essere 10, possono essere 100, perché qualcuno fa un riferimento di coloro, e questo sono io, perché coloro che se ne vanno è il vero problema, non chi riapre di nuovo. Chi riapre è una lotteria, chi riapre domani gli auguro di continuare, ma potrebbe anche chiudere, per cui cambia anche attività commerciale, o cambia anche attività. Quindi il rapporto chi apre e chi chiude, qualcuno lo fa così. A me interessa da presidente del Confcommercio capire quanti ne chiudono, perché quello è il vero termometro del grande problema di chi apre. L'aiuto e cosa si può fare, come ben tu dici, caro Pino, è quello che noi come associazione di categoria facciamo già: l'informazione giusta, il cercare di far capire quali sono le condizioni che ti consentono di poter stare quantomeno più tardi possibile aperto, più possibile aperto rispetto a quello che tu stai vendendo o all'attività che stai andando ad aprire. Ci sono degli studi particolari che si fanno per cercare di capire cosa si può aprire oggi a Bagheria, a Ficarazzi, Palermo, ovunque, rispetto a quello che non puoi aprire perché vai incontro a situazioni abbastanza particolari. Ad esempio, oggi aprire un'attività che è stagionale è un suicidio.
aprire un'attività che presuppone prodotti almeno dal 60-70% in su di quello che hai nella tua attività, che sono stagionali, è un suicidio, perché una cosa del genere ha ucciso un sacco di attività, mi riferisco a calzature, abbigliamento, perché ti hanno consentito in questa seconda fase di stare aperto, ma non ti hanno permesso di avere tanta di quella gente che veniva dai paesi. Noi Bagheria non contiamo sui 50.000 abitanti, c'è un centro noi, per raccogliere Bagheria contiamo, contiamo su 100.000 abitanti pressappoco delle vicinanze, capisci? Quando te ne mancano 50.000, un'attività seria, una certa importanza, gli crei i presupposti per poter anche pensare di chiudere. Quindi non ti chiudono, ma chiudi tu. Un altro problema che come dire, pregiudica anche la vostra attività di commerciante è quello della mancanza di parcheggi. Parcheggi, un piano parcheggi che a Bagheria manca, e soprattutto per coloro i quali vengono anche dei paesi viciniori, i quali dove devono lasciare l'automobile? Sì, questo è un problema che già da parecchi anni purtroppo è in atto, ed è un problema che noi abbiamo cercato di risolvere per quello che noi possiamo, chiaramente indicando alle nostre, al nostro, ai nostri governatori che si sono succeduti nel tempo, quali potrebbero essere le direttive per far sì che quantomeno una parte di questi posteggi possano essere realizzati. Si parlava di un parcheggio multipiani, si parlava di un parcheggio che c'è tra la città di Palermo la strada che porta dai Carabinieri, sì, e quindi esatto, alla posta centrale. Si parlava di un posteggio da realizzare in Piazza Indipendenza, se ti ricordi, ma noi abbiamo dato delle idee, noi abbiamo fatto anche dei piccoli progettini assieme ad altre associazioni di categoria, quale Umberto Galleri e compagnia bella, per far capire che effettivamente sono delle cose che, a pensarli bene, se si vuole, ci si può mettere anche a mano, diciamo, ti voglio dire, sono facili da realizzare. Non mi va nemmeno di pensare che ci sono dei governatori, dei politici che non vogliono risolvere il problema, perché mi sembrerebbe assurdo pensarlo. È interesse di tutti. È un interesse comune. Però mettiamoci là a lavorare su questo problema. Voi naturalmente avrete un piano generale per quanto riguarda il commercio. Cosa chiedete all'amministrazione in modo particolare, oltre questo della mobilità, oltre quello insomma di calmare i prezzi, ma questo non dipende dal comune, dipende dai proprietari, quali sono le altre richieste che voi fate comunque all'amministrazione locale? Ma le richieste che noi abbiamo fatto nel tempo all'amministrazione locale chiaramente riguardano un abbassamento dell'aliquota delle tasse, che ci stanno veramente mortificando. Non è facile per i comuni, per carità, non voglio essere colui che punta il dito per poi sapere sapendo che non sono delle cose facilmente realizzabili. Però ci sono tante cose che noi abbiamo proposto e che nessuno ha saputo cercare di metterci in condizione di poter continuare. Che ne so, una raccolta della differenziata, carta e cartone fatta da noi, con cosa che con Confcommercio esiste a Termini Imerese, l'abbiamo dimostrato, oppur con delle cose che non sono semplici e con le loro difficoltà, ma che possano avere la possibilità di un ristoro e quindi uno storno per quanto riguarda il cartone poi vi dà la possibilità di noi, ricevere qualcosa in cambio. Ecco, bravo, noi prendiamo coloro che fanno la raccolta noi stessi. Quindi nel caso nostro con Confcommercio chiunque si metta in condizione di farlo come vuole, basta aggregarsi, basta consorziarsi, e quindi avere la possibilità di uno sconto pari al 30%, che non è poco, se tu ti raccogli il cartone, la carta e il cartone con i tuoi mezzi, con i tuoi canali. Quindi senza coinvolgere, diciamo, l'AMB in questo caso. Assolutamente, è un costo in meno per il comune, sì. È un servizio perché è fatto chiaramente da privati, per cui tu c'hai il controllo con il privato, se non te lo fa bene, se ti sbaglia l'orario, tu hai modo di potergli dire: guarda, io non ti pago se tu non mi fai quello che devi fare. Quindi c'è un ritorno economico e di pulizia e di gestione per tutti, non soltanto per noi attività produttive, capisci? Quindi noi le idee le abbiamo, noi le idee le diamo, ci sono delle cose che non si possono realizzare, delle cose che si possono realizzare, delle cose su cui lavorare, però perché non prenderci mai sul serio e non avere la possibilità di sentire le associazioni di categoria, che bene o male, sai,
in certi posti funzionano per come si deve, per come è giusto che funzionino. Ti ho dato l'esempio del ritiro cartone, carta e cartone di Termini Imerese, ti potrei dire la stessa cosa a Capaci e credo Partinico pure. Ecco, in conclusione tocco il tuo punto, il tuo orgoglio di commerciante. Oggi conviene fare il commerciante, tu suggeriresti a un tuo figlio di fare il commerciante o no? No. Ma no, te lo dico perché sono convinto di dirti no. Perché oggi è un pericolo veramente poter fare il commerciante. Ci vuole coraggio. Te lo dice che ha una figlia che è dovuta andare a Monaco con suo marito a lavorare. E potrebbe avere la possibilità di fare qualche cosa come l'altra mia figlia fa nella mia attività. Quindi non ti sto dicendo una cosa così perché la voglio dire o perché voglio essere uno che si lamenta sempre. No, io ci sono, lo faccio, devo continuare anche per quella parte di famiglia che ha deciso di stare con me, ma oggi come oggi è un rischio enorme. Oggi come oggi tu rischi nella tua attività di perdere o di lasciare anche quello che non hai fatto con la tua attività. Cioè metti in gioco anche quello che sono anche stati, che ne so, i lasciti di tuo padre, esatto, e della tua famiglia. Per cui dico, è la mia passione, io lo faccio da una vita, io ho un'attività che va avanti quasi da 40 anni, mancano 2 anni a 40, per cui guarda, la mia attività è prossima alla pensione. Quindi figurati chi ti sta parlando se lascerebbe a buon cuore la propria attività, perché come ogni impiegato se ne va in pensione, il cervello gli fuma quando deve pensare di stare a casa senza fare nulla. Però senza non fare lo proporresti oggi come oggi, con le condizioni che abbiamo, nella maniera più assoluta. Se cambiano le condizioni, se ritornano condizioni di una volta, perché non stiamo qua a dirci cose che non dobbiamo, per carità. Ci sono stati momenti in cui era un piacere essere attività produttiva, ci sono stati dei momenti in cui era un piacere lavorare, ci sono stati dei momenti in cui era un piacere pagare le tasse perché potevi. Oggi devi tralasciare qualche cosa per poter andare avanti. E non ultimo, che riguarda purtroppo il motivo per cui siamo qua a parlare anche di problema di Covid, non ultimo è il fatto che tu vedi i tuoi impiegati, io ne ho qualcuno, in cassa integrazione che non prendono una lira da luglio. L'ultimo accredito è stato fatto a luglio, quindi fino al 3 agosto, capisci? Quindi quando tu vedi un impiegato, un'impiegata che è da tanto tempo che lavora con te, che non ha percepito nulla da luglio ad ora, non puoi fare altro che, se ti chiede l'aiuto, digli vabbè, ti anticipo io qualche cosa. Ma quanto possiamo durare così? Quanto possiamo andare avanti così? Vabbè, su queste parole di Italo Fragale, presidente della Confcommercio di Bagheria, concludiamo questa puntata di Pungolo Talk. L'appuntamento, come al solito, dagli studi di Caltanissetta, alla prossima puntata.